Esatto. Allora procediamo alla proclamazione del sindaco. Il presidente dell'ufficio centrale, tenuto presente il disposto dell'articolo 72,9, decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, in base al quale, dopo il secondo turno di votazione, è proclamato eletto sindaco il candidato alla medesima carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi. Accerta che il candidato, il signor Luigi Mennella, ha riportato tra i due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio il maggior numero di voti validi, cioè numero 17.276 voti validi. Quindi, alle ore 17 del giorno 1 giugno 2023, proclama eletto alla carica del sindaco e sindaco del comune di Torre del Greco e del signor Luigi Mennella, salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale ai termini dell'articolo 41,1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Inizia una nuova pagina di storia politica per la città di Torre del Greco. Giovedì 1 giugno, nella sala consiliare di Palazzo Baronale, si è tenuta la cerimonia ufficiale di insediamento del neosindaco Luigi Mennella, con la proclamazione avvenuta alla presenza di Francesco Abete, magistrato del Tribunale di Torre Annunziata, e il passaggio della fascia del sindaco uscente Giovanni Palomba al neoeletto. La pagina del cambiamento, la definirei così, è quello che mi chiede la gente ogni giorno che cammino per strada. In questi due giorni tutti, indistintamente tutti, mi hanno chiesto di voltare pagina. Ed è quello che voglio fare, assumendomi le responsabilità, assumendo se necessario un atteggiamento duro, perché questa è una città che merita, è una città che è rimasta un po' dietro rispetto alle altre e dobbiamo quindi accelerare per riportarla agli stessi passi, diciamo, delle altre città vicinove. Quali saranno i primi passi e dentro i prossimi primi 100 giorni di amministrazione quali gli immediati obiettivi da poter conseguire? Beh, intanto ho sempre detto in campagna elettorale che le prime cose su cui facciamo una bella pulizia, un diserbamento totale di questa città, insomma aggiustare un po' i parchi che sono un po' inguardabili, insomma cose che ecco, possono dare già la sensazione di una ventata diversa alla città. Ovvio che bisogna subito mettere mano alla macchina comunale, che mi dicono insomma non funziona bene, nel senso che ci sono pochi comunque impiegati, insomma ci mancano qualche dirigente, anzi diversi. Bisogna comunque insomma lavorare in modo anche veloce, convocherò lunedì un incontro con tutto lo staff dirigenziale, con il segretario generale del comune e incominceremo a lavorare su questo. Ritiene in prima battuta di nominare una giunta prettamente politica o composta da tecnici e politici? Il tecnico diventa politico nel momento in cui assume un indirizzo politico di una esposa, diciamo, in qualche modo un programma e delle scelte. Esiste il tecnico politico e il politico che sia anche tecnico, perché ci sono dei casi in cui accade anche questo. Una cosa è certa, che pretenderò gli uomini giusti ai posti giusti, perché altrimenti non parliamo di cambiamento. Il suo personale augurio alla città di Torre del Greco, oggi che indossa per la prima volta la fascia di rappresentanza dell'intera città. Ringrazio i tantissimi cittadini che ci hanno votato, sarò il sindaco di tutta la città e sarò un sindaco anche di ascolto per la città. Il comune al servizio del cittadino, non più il cittadino al servizio del comune, e cercherò anche di portare il comune nelle periferie. Si chiudono 5 anni di tante attività, di tanti momenti, soprattutto 5 anni di emozioni e ricordi. L'obiettivo che io volevo arrivare è dare da sindaco a sindaco la fascia, perché era da tempo che un qualcosa del genere non avveniva e gli ho fatto l'augurio che tra 10 anni, io spero che prorogano altri 5 anni, lui sarà il sindaco a dare la fascia ad un altro sindaco. Ci sono tanti obiettivi che viene lasciato dall'amministrazione precedente, in particolar modo PIX e PNRR, sono oltre 65 milioni. Il sindaco ha tutte le capacità, sia come uomo, sia come cultura, sia come professionalità, affinché quello che noi abbiamo intercettato di metterlo all'opera. Ci sono rimpianti per il mandato trascorso? No, è un fatto con tranquillità, come io ho sempre portato avanti e quello che gli ho detto anche al neosindaco, con tranquillità e serenità passa tutto.
arriveranno, ci saranno anche giorni non facili, ci saranno anche delle giornate che passerà 24 ore al Comune di Torre del Greco, però nella massima serenità e tranquillità, come io ho fatto nei 5 anni, poi passa e si trovano tutte le soluzioni. Il suo augurio e il suo saluto ai cittadini e alla città di Torre del Greco? C'è un'amministrazione eletta con quelli che sono stati i voti a sua disposizione, c'è un sindaco che praticamente sa, ha le esperienze amministrative perché è stato consigliere comunale, vive in quelle che sono le istituzioni, quindi sa bene quali sono le procedure da portare avanti. C'è un po' di emozione. C'è anche tanta soddisfazione per la città innanzitutto, perché questo è un momento storico per la città di Torre del Greco. Ora questo sindaco Luigi Mennella, questo consiglio comunale, la sua giunta dovranno lavorare sodo per recuperare tanti anni di arretratezza che purtroppo hanno caratterizzato la nostra città. Credo che oggi, con una amministrazione responsiva come quella che sarà quella di Luigi Mennella, anche l'azione della Regione Campania sarà più incisiva. Non è mancata in questi anni assolutamente, soprattutto mi riferisco agli ultimi 8 anni che mi vedono seduta nei banchi del Consiglio regionale e quindi ricoprire un ruolo di grande privilegio, di grande prestigio, ma anche di grande responsabilità. Il suo augurio alla nuova amministrazione, il suo augurio alla città? Un augurio di vero cuore di lavorare, di impegnarsi sin da subito per costruire questa nuova storia della città di Torre del Greco, farlo con grande umiltà e con grande determinazione, senza mai perdere di vista l'obiettivo, che è il bene comune, il benessere collettivo.